Buonasera e ben ritrovati a Velodromo, opinioni a confronto. Ringrazio tutti i nostri amici che ci stanno seguendo in diretta streaming sul sito www.velobike.it dalle ore 19:30. Ricordo naturalmente a chi si fosse perso l'appuntamento quotidiano che la replica è disponibile sul nostro canale YouTube. Stefano Pirazzi ha vinto la 17ª tappa del Giro d'Italia, 208 km da Sarnonico a Vittorio Veneto. Il laziale della Bardiani ha anticipato i compagni di fuga con uno scatto a 1300 metri dall'arrivo. Alle sue spalle Wellens, McCarthy, De Gendt e Montaguti. Si tratta della sua prima vittoria fra i professionisti. Per la Bardiani è il terzo successo in questa edizione del Giro, dopo quello di Canola e Battaglin. Niente da fare per i velocisti, tagliati fuori dalla fuga a lunga gittata, ai quali resta soltanto l'ultimo traguardo di Trieste, domenica 1 giugno. Il gruppo è arrivato a 15 minuti e 36 secondi. Nessuna variazione di rilievo nella generale. Nairo Quintana è sempre in rosa con 1 minuto e 41 sul connazionale dell'Omega Rigoberto Urán e 3 minuti e 21 secondi sull'australiano della BMC Cadel Evans. Il primo italiano è Fabio Aru. E giovedì 29 maggio, cioè domani, è in programma la 18ª frazione, 171 km da Belluno al rifugio Panarotta. Questi sono i temi che affronteremo quest'oggi con i nostri ospiti, a fra pochissimo, dopo la pubblicità. Carrozzeria Cascinese, gestione sinistri con assistenza legale, auto di cortesia, restauro auto d'epoca, tagliandi, officina meccanica e servizio pneumatici di tutte le marche. Noleggio furgoni ATP e auto anche per cerimonie. Carrozzeria Cascinese, la tua carrozzeria di fiducia. Via Piemonte 4, Cascina Pisa. Telefono 050 70 14 12. www.carrozzeriacascinese.it. Incospor, integratori per lo sport. Garanzia, trasparenza, massima qualità al miglior prezzo. Prova la differenza. In vendita nelle farmacie e nei migliori negozi di ciclo. Visita il sito www.incospor.it. Incospor, qualità tedesca, passione italiana. Un paio di magliette, infradito e un pareo. Il posto giusto delle vacanze e della mia bici. Ed eccoci ritrovati in diretta qui a Velodromo, opinioni a confronto. L'eco di quanto accaduto ieri è ancora vivo con i direttori di quasi tutte le squadre del Giro d'Italia, sul piede di guerra nei confronti dell'organizzazione. Per parlare di questo e di tanti altri temi, abbiamo avuto l'idea di collegarci con un grande direttore sportivo del recente passato. Benvenuto a Giancarlo Ferretti. Salve Giancarlo. Giancarlo, mi sente? Sì, io la sento. Salve, io la ringrazio per la sua gentilezza e disponibilità per aver partecipato alla nostra trasmissione e la presento subito al giornalista che la intervisterà, cioè Marco Francia di Velobike. Ciao Marco. Ciao Federico e grazie mille a Giancarlo Ferretti per aver aderito all'invito di Velodrom. Allora, Ferretti, non possiamo non parlare di quello che è successo ieri, perché ancora ci sono tante polemiche, se ne parla ancora oggi, e non possiamo non chiedere a un grande direttore sportivo come lei un'opinione su quello che è successo ieri. Insomma, tante polemiche per questo attacco di Quintana, in una fase che forse era neutralizzata, forse no. Lei che si è fatto di questa vicenda? Mi sono fatto un'idea che c'è polemica, ma la polemica non dovrebbe esserci se quando c'è una neutralizzazione della gara, è sempre successo così e succede ancora così. Il direttore di corsa o l'organizzatore, in questo caso Mauro Regni, va davanti a tutti, ferma la macchina, ferma la corsa e gli dice: da questo momento la corsa è neutralizzata. Nel frattempo la giuria, il presidente di giuria e tutti i componenti prendono i tempi di chi è in vantaggio a quel punto. Dopodiché fanno tutta la discesa, quello che intendono fare come percorso neutralizzato, danno il via di nuovo con i tempi che hanno fermato la corsa. Questo nessuno ne ha parlato, sono tutte polemiche che fanno chi non è stato attento, perché io ho capito questo, quello ha visto la bandiera rossa, questo ha visto quello. Da quando la corsa è corsa, quando vanno in via, se un corridore
non fa cadere nessuno, non taglia strada, non fa del traino, non fa delle scie prolungate. Questo finché la corsa è corsa, i corridori tutti fanno quello che credono. Questo è successo e questo per me va bene. Tutte le chiacchiere lasciano il tempo che trovano. Quintana è andato forte, come domani magari va incredibile, vince un altro, non lo so. Ma la corsa di ieri non dico che è stata perfetta, perché qualche malinteso può esserci stato. Aggiungo ancora una cosa, il direttore sportivo di Uran sa da sempre che Quintana è il suo avversario più pericoloso. Cosa deve dire al suo corridore? Tu sta sempre a vista, non nel gruppo, tu lo devi vedere sempre, non devi allontanarti più di tre corridori, lo guardi e dove va lui ci vai anche tu. Ma questo non è successo, si fermano, si cambiano, ho capito io, tu ferma quelli che non fanno la tappa, ma chi fa la tappa, chi ha la maglia rosa soprattutto, sta dove è Quintana, poi dopo alla fine uno può lamentarsi finché vuole, vanno su Twitter che sono in ammiraglia e vanno a vedere cosa scrive, ma Twitter lo dia a suo figlio da giocare in quei giochi che fanno i bambini, o se no ci guarda alla sera, ma neanche alla sera. Alla sera guarda la tappa del giorno dopo, guarda la classifica, com'è, come non è, come ti devi comportare. Questo è il ciclismo che praticavo io, poi gli altri se vanno in un altro modo pagheranno le conseguenze. No, infatti volevo proprio chiederle questo, non pensa che nel ciclismo di oggi ci sia un po' un'esasperazione di certi temi? Per esempio la sicurezza dei corridori è sicuramente importantissima, fondamentale, e certe situazioni sono state pensate proprio per la loro sicurezza e sono giustissime, ma non pensa che ci sia un po' un'esasperazione? Magari ieri Mauro Vegni, gli organizzatori si sono sentiti in obbligo di fare un qualcosa per la salute dei corridori, per la loro sicurezza, questa mossa delle testi basse, delle bandiere rosse, ma... perché hanno sentito un po' troppa pressione. E non pensa che per la sicurezza dei corridori anche l'uso delle radioline, che viene diciamo difeso proprio per la difesa per la sicurezza dei corridori, in realtà non sia un pericolo per i corridori stessi? Sentiamo dire i direttori sportivi dicono sempre ai corridori di spingere, di portarsi nelle posizioni avanzate. Non pensa che le radioline forse sarebbe meglio toglierle per lasciare anche un pochino più di responsabilità ai corridori? No, io sono di parere contrario. Lei non so se è mai salito su un'ammiraglia per seguire una corsa di una tappa del Giro d'Italia o del Giro di Francia o anche di una corsa di un giorno. Non ho mai avuto questa fortuna. Allora gli spiego due cose. La radio corsa lo dice all'infinito quando ci sono delle discese lunghe anche col sole, ma che sono pericolose, sono a lungo. Prudenza. Chiediamo ai direttori sportivi di fare prudenza, dite prudenza, la discesa è difficile, ci sono delle foglie quando piove, delle foglie nelle curve, si scivola, prudenza. Noi lo comunichiamo ai corridori, ci dicono per esempio fra 3 chilometri c'è una macchia di olio su una curva e noi lo comunichiamo ai corridori, ci dicono attenzione che c'è uno sciopero, la corsa verrà fermata e noi lo comunichiamo ai corridori, se le toglie le radio. Che cosa faccio io, l'autista? No, certo, quello è sicuro, però le radioline fino a qualche tempo fa non erano abusate, come magari sono adesso. Ma le cadute che hanno provocato i direttori sportivi per andare a comunicare con i corridori, perché io se non ho la radio vado in fondo, quando mi accorgo che c'è pericolo, che c'è questo, quest'altro e quell'altro, io devo andare a chiamare i miei corridori a dirgli, loro se sono a metà gruppo, c'è una fuga che a me non va bene o che c'è un corridore pericoloso per noi, io devo avvisarli questi ragazzi. E cosa faccio? Vado in fondo al gruppo, ma come ci vado io, ci vanno anche gli altri. Cosa facciamo, le macchinate a parafangate per andare? La radio, o la radiolina, così la chiamiamo, basta usarla nei momenti che è necessario, non per fare delle chiacchiere, non come fanno tanti direttori sportivi. Ascolta, alla prossima fra un chilometro c'è una curva a destra, poi dopo 500 metri c'è un'altra a sinistra, ma è larga, sta attento che la strada si restringe. C'è gente che parla così tutto il tempo.
Ma questo no, lo vedranno, stanno attenti, se, i corridori che hanno mestiere devono stare attenti, devono saper correre, ma oggi c'è tanti corridori che non sanno correre, sono corridori che corrono perché non c'è più nessuno che vada forte, ma non è il suo mestiere è di avere la possibilità di finirle le corse, quasi tutte le corse vanno finite, di non cadere troppo spesso, di non ammalarsi troppo spesso. Lui dice, ma tu, ma cosa pensi? Penso che un corridore che sa come comportarsi, quando è il momento non sta a far chiacchiere che è sudato, va nel pullman, adesso c'è il pullman, prima non c'erano, ma ci coprivamo lo stesso, via che si va così, a mangiare stanno attenti, perché mangiano di brutto nelle gare a tappe quando è caldo, poi dopo dico, che sfortuna, mi è venuta la diarrea, ho capito io, ma sta attento a bere, cosa bevi? Questo è quello che succede con i corridori di adesso, per dirle. La radiolina usata come si deve, io la userei. Poi se la tolgono perché così i corridori devono metterci della fantasia. Se lo vogliono mettere, gliela mettono pure, la fantasia. In una gara di 250 o 200 km, se hanno fantasia, c'è tutto il tempo e tutta la distanza che uno vuole. E questo può fare, anzi, la fantasia dobbiamo inventarcela noi direttori sportivi e comunicarla, perché ci sono dei ragazzi adesso che non pensano niente, hanno un testo e computer e basta, e il telefonino, quello che si tocca con un dito e si parla di tutto, si vede internet, fanno solo quello. Sì, quello è vero, sono un po' le nuove generazioni, io ne faccio un po' parte, non sono così malato di computer, però insomma le nuove generazioni sicuramente con la tecnologia hanno un rapporto un po' eccessivo. Io la terrei qui altre 7 ore se potessi, ma assolutamente il nostro tempo a disposizione è finito. Io la ringrazio per aver partecipato allo Drom e spero di poterla disturbare un'altra volta per avere la sua opinione. Grazie mille, Arrivederci, buonasera. Arrivederci, grazie mille al nostro primo ospite Giancarlo Ferretti e linea alla regia per la pubblicità, tra pochissimo. CZ Sport presenta la calza brevettata Compression Zone. Sforzi importanti richiedono tempi di recupero lunghi. Le calze Compression Zone permettono un più veloce recupero, come dimostrato da studi medici pubblicati effettuati su atleti di varie discipline. Un'interessante novità per l'estate è il calzino corto per il ciclismo su strada. Per maggiori informazioni visita il sito www.compressionzone.com. Lucarelli Piante, allestimento giardini, vendita piante ornamentali e da frutto. Lucarelli Piante è a Perignano in via Livornese Ovest 17. Realizza il tuo sogno verde. www.lucarellipiante.it. Ristorante Pizzeria Antico Masetto, il ristorante di tutti gli sportivi. Ristorante Antico Masetto, a Lamporecchio, ai piedi del mitico San Baronto. Tutti i giorni, escluso il giovedì, sono buoni per gustare le specialità di carne e di pesce. Antico Masetto, telefono 0573 82 118. Ed eccoci tornati in diretta qui a Velodromo, Opinioni a Confronto. Siamo subito partiti decisamente col botto, con un primo ospite che definirei un professionista, un uomo di grandissima esperienza nel mondo delle due ruote. Sto parlando naturalmente di Giancarlo Ferretti, ex direttore sportivo. Ah, ok, perfetto. Ex direttore sportivo e nostro graditissimo ospite, con il quale Marco Francia ha parlato soprattutto di quella che è stata la polemica per quanto riguarda ieri la vittoria di Nairo Quintana. Il nostro secondo ospite, per quanto riguarda il nostro secondo ospite, attendo dalla regia novità sul collegamento. Ah, ok, perfetto. Ok, perfetto. Quindi ci collegheremo tra pochissimo con la redazione di Velobike, con Marco Gaviglio e Marco Francia, con i quali trattare un tema molto molto recente, cioè la vittoria di quest'oggi il commento sulla 17ª tappa, appunto. Sono già collegati con noi? Ok, no.
Il tema di oggi con il quale parleremo con Marco Francia e Marco Gaviglio è appunto il tema della 17ª tappa del Giro d'Italia, ossia la vittoria di Stefano Pirazzi. Una vittoria che ha visto un gesto decisamente stizzito dell'atleta che sul traguardo si è lasciato andare a un gesto poco carino nei confronti però di una critica che lo aveva sicuramente molto infastidito nei giorni passati. Abbiamo novità per quanto riguarda Marco e Marco? No, ok, perfetto. Vado quindi a leggere le classifiche in attesa che si colleghino i miei colleghi di Velobike. È arrivato primo Stefano Pirazzi della Bardiani con un tempo di 4 ore 38 minuti e 11 secondi, seguito da Wellens, il belga, che è arrivato subito anticipato a McCartney. Ok, ci sono, bene. La classifica la finiamo di leggere tra pochissimo. Ho finalmente due Marco in linea. Ciao Marco. Ciao Federica, ciao a tutti. Ok, perfetto. Ho anticipato quali saranno il tema con cui diciamo introdurremo questa tua intervista con il collega Marco Gaviglio, cioè quella che è stata la tappa di oggi, la 17ª con la vittoria dell'italiano Pirazzi. Sì Marco, ho già vinto Pirazzi. Beh, tu qualche giorno fa, dopo il suo attacco un po' scriteriato nella tappa di Monte Copiolo, insomma ti eri espresso in termini duri con lui, dicendo che oltre al cuore avrebbe dovuto usare anche la testa. Oggi l'ha usata, almeno fino alla linea del traguardo. Dopo subito dopo l'ho usata per farci l'esperienza di vincere la tappa e intendiamoci, se fa bene aver vinto Pirazzi sono contento. Subito dopo il traguardo questo gesto dell'ombrello che sinceramente non mi è piaciuto. E non tanto per una questione di moralismo, perché non è la prima volta che si vede un corridore mandare tutto a quel paese, l'abbiamo già visto fare anche da campioni come Cavendish e Tonkov, per esempio. Però secondo me c'è modo e modo. Voglio dire, le critiche che io, ma anche tanti altri, hanno fatto a Pirazzi erano sempre state critiche costruttive, anche perché nessuno si permette di andare a criticare la corsa di un brocco. Se si critica un corridore è perché ci si vede il potenziale. E Pirazzi, secondo me, fino ad oggi questo potenziale non l'ha mai sfruttato appieno, correndo in maniera assolutamente, ti passi il termine, ignorante. Oggi Pirazzi, però questo suo modo di correre un po' l'ha portato a diventare famoso, ha portato la pelle della gente. Ma a maggior ragione allora onori e oneri, voglio dire, lui liberamente ha fatto questa scelta di correre alla Garibaldina e in effetti lungo la strada ci sono molti più tifosi di Pirazzi che non di tanti corridori che hanno vinto anche fior di corse. Pirazzi è molto più conosciuto di tanti altri corridori che da un punto di vista strettamente tecnico meriterebbero di più. Allora voglio dire, come questo suo modo di correre gli ha portato una certa popolarità, secondo me avrebbe anche dovuto avere l'intelligenza di accettare le critiche che questo modo di correre comportano. Tutto qua. Anche perché, ripeto, sono sempre state critiche costruttive in realtà. Però non è mai facile accettare le critiche, anche quelle costruttive, insomma bisogna avere... Sei anche intelligente, secondo me, ma voglio dire, anche perché... Il fatto stesso di vincere la prima tappa della vita, non dico tanto la prima tappa a giro, ma la prima corsa da professionista, il primo pensiero debba essere per forza quello di mandare a quel paese i critici, secondo me denota il fatto che lui questi anni li ha vissuti veramente male. Avesse corso a mente un po' più libera, probabilmente questa vittoria se la sarebbe anche aggiudicata molto prima. Probabilmente sì. Permettimi una battuta, forse Pirazzi in un giro dominato dalle polemiche ha voluto mettersi anche la sua firma da quel punto di vista, perché insomma qua Marco siamo sempre a parlare di polemiche, abbiamo appena avuto ospite grande Giancarlo Ferretti che insomma ha detto la sua sulla tappa di ieri, sottolineando come si parli di neutralizzazione solo quando la corsa viene di fatto fermata dalla macchina della giuria, e questo non l'ha detto nessuno, e di come secondo lui Urán avrebbe dovuto seguire anche in bagno Quintana, mentre invece se l'ha lasciato scappare. Ferretti condivide in pieno quello che ha detto, voglio dire, Ferretti non a caso è stato quanti anni in ammiraglia, una trentina, 40 anni, e meriterebbe di avere l'ammiraglia anche oggi, anche sul discorso delle raglioline mi sento di dare ragione a lui.
per la sicurezza però, che i corridori siano sempre informati. Però non pensi, questa è la mia diciamo osservazione, non pensi che ieri senza le radioline magari in quella discesa ci sarebbe stata più chiarezza? Mettiamo il caso, la macchina della giuria si mette davanti, visto che la discesa viene ritenuta pericolosa e ferma davvero la corsa. Guarda, non sarebbero creati tutti questi fraintendimenti probabilmente. Io penso che a maggior ragione in una tappa come quella di ieri le radioline servono tantissimo. Quello che è stato sbagliato ieri è stata la comunicazione, perché nel momento in cui la giuria, nel momento in cui l'organizzazione dà una comunicazione, questa comunicazione deve essere chiara, non deve prestarsi a fraintendimenti. Io penso che ieri abbiano sbagliato tutti, tranne la Movistar e Quintana, perché se andiamo a rileggere e a riascoltare con attenzione quello che dicono, loro non parlano mai espressamente né di neutralizzazione né di nient'altro, dicono solo però parlano di una discesa senza attacchi. Sì, ma non ha attaccato, la definizione di attacco è quanto di più soggettiva al mondo, soprattutto in discesa dove noi non vediamo nemmeno il corridore alzarsi sui pedali. Però ci sono foto che testimoniano, scusami se faccio l'avvocato del diavolo, di un Quintana che supera la moto con la bandiera rossa e va per la sua strada. Sì, però la bandiera rossa è riferita da regolamento, è riferita ai mezzi, non alle biciclette. E comunque nella comunicazione della giuria si dice che si metteranno queste moto, ma non si vieta di superare queste moto. È chiaro che è una gabola, però voglio dire, un Zue, che non è sicuramente l'ultimo arrivato nemmeno lui, secondo me ha fatto fare una furbata sul corridore, ma rientrando comunque nel regolamento, perché assolutamente non è stato vietato nulla, per cui se non c'è nessun divieto esplicito, i direttori sportivi non possono nemmeno dire che è stata violata una qualche regola. Perché quello che è stato fatto fuori dalle regole. Diciamo che giustamente la situazione dei gruppi ciclistici professionisti oggi ha fatto notare che la richiesta è quella di chiarezza. Secondo me è stata una leggerezza degli organizzatori nel dare una comunicazione poco chiara, ed è stata una leggerezza ancora più grave da parte dei direttori sportivi che sono qua a giocarsi in giro e che non si sono accertati di verificare di avere interpretato correttamente quanto era stato detto. Voglio dire, io capisco la situazione del momento, ma a maggior ragione, vista la posta in palio, io sono sullo stadio giocando in giro e ho la maglia rosa e ascolto una comunicazione di questo tipo, a parte appunto, come ha detto Ferretti, che metto Uran in marcatura uomo su Quintana, ma poi se sento una comunicazione di questo tipo mi metto lì in contatto con la giuria per chiedere cosa volevano dire, tanto più che questa comunicazione è arrivata a 4 km dallo stadio, quindi c'era tutto il tempo di mettersi in contatto con il giudice e chiedere e farsi spiegare bene il regolamento. Perdonatemi. Se ne parlerà ancora lungo, lascio la linea a Federica per gli spot. Perfetto, io do la linea allo spot, tra pochissimo sempre con Marco Caviglio e Marco Francia per un approfondimento sulla tappa di domani. Grazie. Banca Popolare di Laiatico. Pensare globale, agire locale. Banca Popolare di Laiatico. 18 filiali nel cuore della Toscana. Banca Popolare di Laiatico. 6.000 soci, tutti residenti nel territorio. La banca al tuo servizio. La tua banca. Due ruote fanno girare il mondo. Taddeia Santa Croce, rivenditore specialized e Piaggio, offre vendite e assistenza bici da strada e mountain bike, bici elettriche e motocicli. Gira il mondo su due ruote con Taddei. Lockman, tecnologia pura. Ben ritrovati in diretta, il tempo vola, purtroppo anche noi di Velodromo abbiamo tempi davvero ristretti. Parola ancora a Marco Caviglio e Marco Francia per quanto riguarda un approfondimento su quella che sarà la tappa di domani. Prego. Allora Marco, domani si apre la 3 giorni conclusiva del Giro, sì, mancano ancora 4 tappe, ma l'ultima di Trieste non dovrebbe assolutamente creare problemi agli uomini di classifica. 3 giorni decisiva con l'arrivo in salita di domani a Rifugio Panarotta, poi la cronoscalata del Monte Grappa e poi l'arrivo in salita mitico sullo Zoncolano. Domani cosa ci dobbiamo aspettare dalla tappa? Secondo te gli uomini di classifica proveranno ad attaccare Quintana o il colombiano è troppo più forte rispetto agli altri per essere attaccato? Domani in condizioni normali mi sarei aspettato Bagar soltanto sull'ultima salita, anche perché la tappa non mi sembra disegnata molto bene. C'è troppa pianura tra una salita e l'altra, il San Pellegrino e il Re de Bus, per quanto difficili non sono lo Stelvio e Gavia, quindi è difficile far corsature da lontano. Però con le score di ieri non escludo che qualche imboscata i direttori sportivi di Drake, di Omega Pharma e di Team
Tinkoff provino a giocarla a Quintana. Oggi però Bramati al protesto alla tappa ha detto, ha fatto capire che anche i piazzamenti sono importanti. Visti i distacchi in classifica non pensi molto alti tra il primo in classifica e gli altri, molto ristretti invece dal terzo al nono posto, non pensi che ci sarà più battaglia per i piazzamenti che per la vittoria? Quello senz'altro, anche perché la fantasia al giorno d'oggi non è di questo mondo. Però quello che volevo dire è che immaginiamo, non so, una foratura di Quintana ai piedi del Redebus o una caduta di Quintana in discesa. In altre condizioni avremmo visto sicuramente del fair play tra i gruppi sportivi. Con quello che è successo l'altro giorno, non si sa mai. Dopotutto la stessa Movistar alla Parigi-Nizza due anni fa aveva taggato in discesa nei timer quando questo era caduto, e poi la Omega Pharma, tra l'altro la stessa squadra, gliel'aveva poi resa al Catalogna. Esatto. Delle scorie fra queste stesse squadre, tra l'altro. Diciamo che la Movistar non perde occasioni per attaccare, fa un ciclismo d'altri tempi, potremmo dire, anche se a noi tutto sommato non dispiacerebbe anche vederlo adesso. Ma meno male. Esatto, e gli altri reagiscono solo per ripicca verso di loro. Sì. Però appunto anche questo precedente, unito a quello fresco di ieri, mi fa ben sperare da questo punto di vista. Le speriamo di vedere. Dovrà anche stare attento a fare la pipì quando gli altri non se ne accorgono. Speriamo di vedere tanta battaglia, insomma, anche domani. Secondo te, quindi, saranno gli uomini di classifica a giocare con la vittoria di tappa o saranno... Quello no, secondo me domani è di nuovo facile mandare via la fuga, perché San Pellegrino è una salita lunga. Abbiamo delle difficoltà col collegamento. La tappa, secondo me, vivrà di due fronti, la lotta per la vittoria del giorno e la lotta per la maglia rosa. Bene, vedremo cosa succederà domani e ne parleremo domani a velodroma. Linea a te, Federico. Ok, grazie mille, grazie a Marco Francio e Marco Gaviglio. Io do la linea alla regia per l'ultima serie pubblicitaria e poi i saluti finali. Non è vero che non si può. Alla Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo è possibile avere accesso e possibilità di mutui e finanziamento a privati e imprese. E con noi sarete serviti anche il sabato. Apertura sportelli, infatti, dalle 9 alle 12. Banca di Pisa e Fornacette. 8.000 soci l'hanno già scelta. Ogni corsa è una storia. Ogni corsa è sia sofferenza che celebrazione. Ogni corsa spinge lontano i limiti. T6 migliora la tua performance e lo fa attraverso la ricerca e il crafting made in Italy. Il nostro percorso inizia oggi, insieme. Fattoria Pieve Assalti, il benessere a portata di mano. Vacanze da sogno nel cuore delle colline senesi. Gastronomia, fitness, maneggio e tanta bici tra le Creti e la Via Francigena. www.pieveassalti.it. Bentornati in diretta per la volata finale di Velodromo, Opinioni a Confronto. Oggi tanti temi, tanti protagonisti e una splendida intervista con il direttore sportivo Giancarlo Ferretti. Io quindi do l'appuntamento a tutti gli amici di Velodromo, Opinioni a Confronto, domani alle ore 19.30 in diretta streaming sul sito www.velobike.it. Insieme appunto commenteremo quella che è la 18ª frazione della 97ª edizione del Giro d'Italia. La replica è disponibile naturalmente sul nostro canale YouTube. Grazie, buona serata e a domani. We'll be right back.